l'atroce esperienza della guerra incrinò tutti i suoi ideali e lo segnò profondamente, inducendolo a scrivere poesie intense e sofferte su ogni pezzetto di carta che si trovava tra le mani. Prende vita così il suo primo libro di poesie, Il Porto Sepolto, stampato a Udine in 80 esemplari in tempo di guerra, scritto in uno stile particolarissimo, che segnerà una svolta nella poesia italiana. Dopo la guerra visse un anno, il 1918, a Parigi, e poi si stabilì nel 1920 con la giovane moglie francese a Roma, dove collaborò con il giornale diretto da Mussolini, aderendo inizialmente al movimento fascista, per distaccarsene poi sempre di più. Furono anni densi di lavoro poetico. I suoi versi erano famosi e sempre al centro di aspre polemiche tra coloro che lo adoravano e molti critici che lo sbeffeggiavano. Nel 1936, Ungaretti, anche per la situazione politica italiana che non lo trovava d'accordo, accettò la cattedra di letteratura italiana presso l'Università di San Paolo in Brasile. In Brasile, Ungaretti dovette affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita, un dolore che impiegò anni a lenire. La morte del figlio prediletto di appena 9 anni, Antonietto. Felice, non avresti potuto non spezzarti in una cecità tanto indurita. Tu, semplice soffio e cristallo. Nel 1942 il poeta tornò a Roma e fu nominato professore di letteratura italiana presso l'Università di Roma, incarico che tenne fino al 1958, quando andò in pensione. La maturità e la vecchiaia di Giuseppe Ungaretti furono dense di attività: lezioni, conferenze, congressi, trasmissioni radio e programmi televisivi. La sua vitalità e il suo dinamismo lo accompagnarono fino alla morte, avvenuta a 82 anni a Roma nel 1970.